circa 1000 tra visite guidate e laboratori didattici, oltre 11.000 partecipanti. Sono questi i numeri del primo anno del SAC Terre Diomedee, che rilancia l'attività con 3 nuovi itinerari turistici. Vediamo. Lo sforzo che bisogna fare anche per il prossimo futuro è quello di far conoscere alla gente cosa abbiamo. La cultura, la nostra cultura, i nostri sistemi. Dicevo poc'anzi, ci sono delle aree di pregio che neanche i locali, gli indigeni conoscono, ma non soltanto conoscono da un punto di vista topografico, ma non conoscono come potenzialità, come sviluppo. Basti pensare anche agli arenili di Margherita, dove è possibile fare prodotti biologici, dove è possibile fare un turismo rurale, però la gente non lo fa. E allora quindi noi dobbiamo fare questo grande sforzo e questo tentativo, quello di convincere la gente a cambiare. Sono convinto che le risorse si trovano, perché il 2014-2020 ormai è l'ultimo appuntamento per averle, per cercare di intercettare finanziamenti, quelli buoni, quelli seri. Credo che sia un'azione sinergica che riguarda tutte le comunità di questo territorio, che da tempo hanno preferito avere una visione d'insieme e hanno voluto affidare al patto territoriale, all'Agenzia di Puglia Imperiale, lo sviluppo di queste linee guida territoriali che riguardano la valorizzazione del sistema turistico ambientale del nostro territorio. Il neo presidente del patto si è messo subito al lavoro rispetto appunto a quanto era stato già oggetto di indirizzo e di approvazione negli anni precedenti, e credo che si possa passare a questa seconda fase, che chiaramente mira a valorizzare tutto ciò che appartiene al nostro patrimonio turistico e ambientale del territorio attraverso la valorizzazione storica e valorizzazione proprio strategica, turistica, culturale, che tra l'altro rientra anche tra le linee guida della Regione Puglia alla luce del nuovo piano strategico del turismo che è stato approvato di recente. Il patto territoriale è il soggetto gestore del SAC, che è il progetto per la realizzazione di attività di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale e ambientale della provincia di Barletta-Andria-Trani. E quest'oggi, oltre a presentare questi risultati, lanciamo una nuova attività che prenderà il via nei prossimi giorni, si concluderà entro la fine di quest'anno, rivolta a dei tour, a degli itinerari tematici, che questa volta hanno una valenza proprio intercomunale, cioè faremo percorrere ai nostri visitatori alcune città a gruppi, a bordo di un bus turistico, avremo modo quindi di presentare insieme questo enorme patrimonio, che è fatto di centri storici, di castelli, ma anche di natura, di ambiente, di luoghi di altissimo pregio ambientale, sia sulla costa che nell'entroterra di questa meravigliosa provincia che è quella di Barletta-Andria-Trani. D'Andria per News24.it, Stefano Massaro.